Venerdì 15 maggio, nella sala consigliare del terzo municipio di Roma Capitale, in piazza Sempione, si è tenuto un incontro con i cittadini sul tema Lavoro, nuove opportunità con la stampa 3D. Ospite della manifestazione, il consigliere municipale del Movimento 5 Stelle, Massimo Moretti, che ha aperto i lavori ponendo l'accento sul valore di questa innovazione tecnologica e per la quale il Movimento 5 Stelle ha da sempre manifestato un grande interesse, sottolineando come lo scambio di idee e non di merci è uno dei valori fondanti del Movimento, a salvaguardia dell'ambiente. Relatore dell'incontro, Roberto Lucchesi, della società 3D Digital Dream, che per prima sta credendo all'importanza di questa tecnologia con lo sviluppo di corsi di formazione a tutti i livelli e dalla prossima apertura di uno showroom con workshop dedicati, dove si possono sperimentare e testare diversi tipi di stampa in 3D. Il direttore scientifico ha mostrato i molteplici campi di applicazione, sia in campo professionale che in ambito privato. Tema cardine dell'evento è stata la possibilità che questa nuova tecnologia sta già offrendo in ambito lavorativo, creando nuove figure professionali. A livello di lavoro sicuramente ci saranno delle rivoluzioni vere e proprie, perché praticamente oggi c'è la possibilità per gli architetti, per gli ingegneri di fare per esempio dei plastici in casa a poco prezzo, per gli ingegneri di provare i prodotti prima di metterli in produzione, per i designer la stessa cosa, per i gioiellieri la stessa cosa. Quindi è fondamentale che prima di scegliere una facoltà si vada a controllare che questa facoltà, che sia ingegneria, architettura o altro, abbia nei propri corsi, tra i propri corsi, uno sulla stampa 3D. È fondamentale. Anche in termini economici e di salvaguardia dell'ambiente. L'ambiente è un aspetto fondamentale per queste tecnologie, perché praticamente mentre prima con le tecnologie normali bisognava veramente sprecare tantissima energia elettrica per mandare avanti una grande industria, oggi se ognuno costruisce in casa propria soltanto quello di cui effettivamente ha bisogno, si avrà un risparmio sia di tempo che di energia abissale, veramente fattore 1 a 100 probabilmente. Grande interesse tra i numerosi cittadini intervenuti, che hanno potuto toccare con mano alcune realizzazioni e vedere dal vivo come funziona e opera una stampante. Il rapporto fra stampante 3D e il Movimento 5 Stelle è proprio la salvaguardia dell'ambiente. Già il fatto di non trasportare la merce dall'Inghilterra all'America per, non lo so, scambiarsi le ricette, come diceva praticamente Grillo, invece di fare i trasporti ti scambi i file. Allora io compro un file e invece di avere l'oggetto che viene dalla Francia alla Sicilia, io lo stampo direttamente in Sicilia con un file. È qui che entra internet, entra la connettività, può entrare anche la banda larga, che ancora in Italia, specialmente poi nelle nostre regioni del sud, ancora deve partire come si deve, e lì andiamo a salvaguardare l'ambiente. Perché l'ambiente è dove viviamo noi, che cosa lasceremo ai nostri ragazzi, ai nostri nipoti, ai nostri figli? Che lasceremo un ambiente, dobbiamo lasciare un ambiente sano, anzi lo stiamo distruggendo, noi dobbiamo ritornare indietro. Per andare avanti qua bisogna fare tre passi indietro e andare a vedere quello che hanno fatto i nostri e che cosa ci hanno lasciato. A noi ci hanno lasciato un ambiente sano e lo stiamo distruggendo.